Ha accoltellato il padre e è accaduto nella serata di giovedì 30 aprile a Collegno. I carabinieri sono intervenuti in via Edmondo De Amicis intorno alle 23.15, dove poco prima un 19enne, studente incensurato al culmine del litigio, ha accoltellato a morte il padre, Giuseppe, 68 anni, operaio, incensurato. Erano presenti anche la moglie e l'altro figlio maggiorenne della vittima. Sono in atto gli accertamenti per verificare l'esatto movente e l'eventuale coinvolgimento degli altri familiari. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri. Da un primo esame esterno del cadavere, sembra che le coltellate inferte siano più di 20, all'addome, schiena e torace. Sequestrate dai carabinieri, coltelli utilizzati per il delitto. I carabinieri indagano tuttora, sentendo i familiari vicini di casa, sui motivi che hanno portato il giovane a uccidere il padre. Quello di stanotte è il secondo omicidio commesso all'interno delle mura domestiche da un figlio nei confronti del padre. Il 21 aprile a Torino, in zona San Salvario, interno propria abitazione, è stato rinvenuto il cadavere di Mario Trimboli, 68 anni, ucciso dal figlio convivente, con modalità analoghe. L'omicida era stato arrestato poco dopo dai carabinieri.